Cari amici, grazie di essere con noi, benvenuti a questa rubrica Il respiro dell'anima. È la 42esima puntata, grazie di essere stati con noi per 42 settimane, con una partecipazione sempre più increscendo, numericamente, ma soprattutto con il vostro affetto e la vostra attenzione. Ci fermiamo qui perché durante l'estate abbiamo tanti momenti, ci recheremo a Rio con 80 giovani dell'Abruzzo e del Molise alla giornata mondiale della gioventù con Papa Francesco. Poi agli inizi di agosto ci sarà il grande pellegrinaggio dell'Unità dei malati dell'Abruzzo e del Molise, a settembre il pellegrinaggio in Terra Santa e quindi riprenderemo questo ciclo di trasmissione con il mese di ottobre se il Signore lo vorrà. In questa rubrica vi presentiamo il pellegrinaggio all'eremo di Sant'Onofrio sul Morrone qui a Sulmona. 3 anni fa veniva in visita pastorale il Papa Emerito Benedetto XVI, un momento straordinario, lo abbiamo voluto ricordare con questo pellegrinaggio, con la salita sopra il monte. È stata riaperta anche la strada verso l'eremo, allora vi invito a seguirci, come sempre questa nostra trasmissione termina con la buona novella. A tutti buona visione, ma soprattutto buona estate, buone vacanze con la benedizione del Signore. La diocesi di Sulmona Valva ha celebrato il 3° anniversario della visita di Benedetto XVI a Sulmona con un pellegrinaggio all'eremo di Sant'Onofrio sul Morrone. Il 4 luglio 2010 il Papa Emerito Benedetto XVI veniva a Sulmona, accolto con grande gioia dall'intera diocesi in occasione dell'ottavo centenario della nascita di San Pietro Celestino. Una visita di una portata spirituale di indicibile bellezza, di grande luminosità, un dono prezioso che il tempo non ha cancellato e sicuramente non cancellerà nella mente e nel cuore dei fedeli. A pochi metri dalla grande abbazia di Santo Spirito a Sulmona, fondata da San Pietro Celestino nel 1241, davanti alla chiesa parrocchiale della Santa Famiglia, le persone provenienti dalle parrocchie della diocesi si sono dati appuntamento per iniziare il cammino fino all'eremo di Sant'Onofrio. La giornata piovosa e grigia improvvisamente, come per incanto, si è illuminata di luce e di sereno. Il vescovo, prima di dare inizio al pellegrinaggio, ha letto le parole pronunziate durante l'omelia da Benedetto XVI. Sorvolando il vostro territorio, ho potuto contemplare la bellezza del paesaggio e soprattutto ammirare alcune località strettamente legate alla vita di questa insigne figura, il Monte Morrone, dove Pietro condusse per molto tempo vita eremitica, l'eremo di Sant'Onofrio, dove nel 1294 lo raggiunse la notizia della sua elezione a Sommo Pontefice, avvenuta nel conclave di Perugia, e l'abbazia di Santo Spirito, il cui altare maggiore venne da lui consacrato dopo la sua incoronazione avvenuta nella Basilica di Collemaggio all'Aquila. Sono passati ben 800 anni dalla nascita di San Pietro Celestino V, ma egli rimane nella storia per le note vicende del suo tempo e del suo pontificato, e soprattutto per la sua santità. La santità infatti non perde mai la propria forza attrattiva, non cade nell'oblio, non passa mai di moda, anzi, col trascorrere del tempo, risplende sempre maggiore luminosità, esprimendo la perenne tensione dell'uomo verso Dio. Valerio, stiamo per iniziare questo pellegrinaggio verso l'eremo di Sant'Onofrio. Che cosa significa per te camminare insieme? Innanzitutto rivivere il cammino di San Pietro Celestino, innanzitutto pregare, affidarci a lui, anche un cammino di fede per sperare appunto che la Chiesa cambi, ma anche perché anche la fede nostra si ravvive sempre di più, quindi un momento per pregare, per stare insieme e per appunto affidarci a Celestino V. Sono trascorsi 3 anni dalla visita pastorale di Papa Benedetto XVI a Sulmona. Che cosa ti ha lasciato questo evento? Questa visita mi ha lasciato innanzitutto una gioia enorme, anche è stata un'emozione molto bella vedere appunto il 4 luglio di 3 anni fa il Papa visitare la nostra città, anche perché ha dato anche molte gioie, molte speranze, e quest'anno rivivere i 3 anni appunto dalla visita di Benedetto XVI è anche una bellissima occasione. Il Papa Benedetto XVI intanto è venuto per confermarci nella fede, quindi la sua visita a Sulmona non può che aver portato in tutti noi
una enorme felicità. È iniziato così il cammino con un ritmo lento, con le meditazioni, la preghiera e il canto. Con Marco abbiamo iniziato questo pellegrinaggio, camminare con la Chiesa. Che significa per te? A camminare con la Chiesa. E questa frase mi fa pensare subito alla frase di Papa Francesco, la sera della sua elezione a Papa, quando dice di camminare insieme, Chiesa e Vescovo e popolo insieme. E penso che noi non dobbiamo mai separarci dalla Chiesa, perché chi si separa dalla Chiesa si separa da Dio, e questo è un male per noi. San Pietro Celestino, ha detto il Vescovo, è stato un cercatore di Dio. Il silenzio di questi luoghi ha favorito la contemplazione, la riflessione e la ricerca di risposta alle grandi domande. Chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Perché vivo? La risposta San Pietro Celestino l'ha trovata nella parola di Dio che illumina e guida. Nel cammino interiore spirituale è stato aiutato dalla forza della preghiera. I numerosi partecipanti al pellegrinaggio, camminando a piedi, hanno iniziato il percorso verso l'eremo con grande serenità e fede. Ecco Marianna, questo è un pomeriggio di un'estate tardiva. Fra le tante opportunità che avevi, hai scelto di venire oggi qui a questo pellegrinaggio. Come mai? Perché per oggi per noi è un giorno di festa, perché ricordiamo la visita del Papa Benedetto, e anche perché per la mia comunità è particolarmente una festa, perché ospitiamo per 10 giorni i novizi dell'Ordine dei Salesiani, quindi ci piaceva condividere con loro quello che è stato il dono della venuta del Papa e anche fargli un po' conoscere le nostre montagne e le montagne di Celestino. Stiamo camminando e talora il cammino è lungo e faticoso, ma camminare insieme che significa per te? Camminare insieme, soprattutto seguendo una croce, vuol dire diciamo farsi dono per gli altri, nel senso che è faticoso per me quanto per un altro camminare, però se riesco magari do volentieri una mano a qualcuno che si trova indietro. Comunque è un po' ripercorrere le orme di quello che è stato il Calvario di Gesù, e quindi anche diciamo fare un po' la parte del Cireneo, prendere la croce di un altro e portarla su insieme. Il percorso era rimasto chiuso dal 2009 a causa della caduta di un masso staccatosi dalla montagna. Ultimamente sono stati fatti alcuni lavori di messa in sicurezza da parte della provincia e il sindaco di Sulmona ha revocato l'ordinanza di chiusura. Una buona notizia, giunta proprio alla vigilia della celebrazione del 3° anniversario della visita del Papa, che permetterà ai visitatori, ai fedeli e ai tanti turisti di recarsi al bellissimo eremo, luogo dello spirito di tranquillità e di pace. Camminare insieme non fa sentire la fatica. Dice un proverbio che chi cammina solo arriva primo, ma chi cammina insieme arriva lontano. Una metafora del cammino del cristiano, che è un cammino di chiesa, di fraternità, di comunità, di comunione. Quanto è importante il silenzio nella vita del cristiano? È proprio questa esperienza che per me fondamentalmente è un'esperienza di preghiera fatta di silenzio, riflessione, tratti più o meno faticosi, ma nella certezza di percorrere le impronte di San Pietro Celestino. Stiamo ricordando la venuta del Papa Emerito Benedetto XVI a Sulmona. Quale grazia ha lasciato quella visita a questa diocesi e anche alla tua vita? È un'esperienza, rimane impressa nella propria vita come giornata fatta di festa, di anche questa di riflessione, ma anche una speranza per il futuro. Per tanti la salita verso l'eremo è stata una grande novità. La bellezza della natura, delle rocce, dei fiori, del paesaggio, tutto in una incantevole armonia. Ora umilmente.
sta nascendo amore, dolce capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a me, dono di lui, del suo immenso amore. Mr. Charles viene dagli Stati Uniti, è salito su questo monte. Qual è l'impressione di questo luogo per uno che viene dagli Stati Uniti? Siamo qui ogni anno e questi anni abbiamo visitato gli eremi come Santo Spirito, San Bartolomeo, San Onofrio in Roccamarice, e c'è molto speciale per me di visitare e vedere l'eremo di San Onofrio di Almorone, e un piacere partecipare con loro in la celebrazione dell'anniversario del Papa Celestine. E siamo di Atlanta, del parrocchia di Basilica Sacred Heart, Sacro Cuore di Atlanta. Per me, penso che come l'escursione qui e agli altri eremi dell'Abruzzo c'è una cosa veramente spirituale e importante, perché può dire che è più facile credere in Dio in La Maiella che in una città in Stati Uniti. All'eremo è stata celebrata la Santa Messa presieduta dal Vescovo e concelebrata dai sacerdoti. Momenti toccanti e ricchi di grazia. Il Vescovo durante l'omelia ha messo in evidenza come la croce costituì il centro della vita di San Pietro Celestino e gli diede la forza per affrontare le aspre penitenze e i momenti impegnativi, dalla giovinezza alla sua ultima ora. Egli fu consapevole che da essa viene la salvezza. La croce, bellezza e salvezza, fu il simbolo da lui scelto come stemma. Invitando i fedeli alla riflessione, il Vescovo ha fatto volgere lo sguardo a valle, dove si vedono gli stabilimenti delle fabbriche chiuse, evidenziando come i giovani oggi portano la croce della mancanza di lavoro. Ha invitato a non perdere la speranza, perché Dio non abbandona mai. Mai Dio abbandona le sue creature. Ha illustrato poi il significato delle indulgenze nell'anno giubilare celestiniano diocesano. Siamo con Jean-Marie e con una squadra di novizi salesiani che oggi hanno partecipato a questo pellegrinaggio verso l'eremo di Sant'Onofrio, ricordo del terzo anniversario della venuta del Santo Padre. Ora, qual è l'impressione di visitare questi luoghi vissuti dal Santo Celestino? Dato che il Santo Padre 3 anni fa è venuto qua, allora noi siamo tutti sullo stesso cammino, insomma. Questa è una cosa molto bella, di sentirsi che tutti siamo Chiesa unita, insomma. Siamo salesiani, però siamo nella Chiesa, ecco. Che cosa può dire oggi a noi, a tutti i cristiani, la figura di San Pietro Celestino? La grande umiltà e il grande amore al prossimo, questa è la cosa la più importante che manca adesso. Io sinceramente ho cercato di camminare in silenzio, è stata un'esperienza bella in cui ho potuto riflettere su quelle meditazioni e riflessioni che il Vescovo ha offerto a noi, di un autoriflettersi di nuovo e di vedere dove io sto nella vita della fede, ecco. Sì, in questi luoghi San Pietro Celestino è vissuto, ha cercato Dio nell'austerità e nel silenzio. Allora, quanto è importante il silenzio per la nostra fede e per la vita di un cristiano? È la cosa più importante, perché si sta in relazione con qualcuno di cui la voce è difficile sentire. È difficile non perché non si vuole far sentire, ma perché noi non
certe volte non ci disponiamo a sentirla, e il silenzio è proprio quel modo in cui bisogna porsi di sentire questa voce. E se ci rendiamo conto sempre di più, la società di oggi e tutto quello che viviamo non ci lascia stare in silenzio, non tanto quello esteriore ma quanto in quello interiore, per poter instaurare la relazione con la voce di Dio. Ecco, un ricordo particolare che porterai nel cuore dopo questa esperienza. Siccome sono venuto come ospite qui, la gente che vede, la gente che ha ancora la fede, la gente semplice, gente che con tutte le fatiche di mancanza di lavoro e tutto il resto sa dove trovare la pace e la serenità e la vera gioia. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Al termine della celebrazione è stata benedetta una epigrafe con le parole del Papa Emerito Benedetto XVI a ricordo della sua visita a Sulmona. Un lungo applauso ha sottolineato il momento. Anche il cielo ha accompagnato l'evento con una coreografia di nuvole e di colori. Seguendo con purezza di cuore il Signore Gesù. Coralmente è stata elevata la preghiera a San Pietro Celestino. E infine i fedeli hanno ricevuto la benedizione. Al termine della celebrazione, molti hanno avuto modo di visitare l'eremo. Siamo al termine di questo pellegrinaggio. Quali sono le impressioni dopo aver visitato anche l'intera struttura dell'eremo? Un luogo sacro che io sono contenta di averlo trovato ancora più bello di quanto ero piccolina, perché mi ci portavano molto i miei genitori da Pratola il lunedì di Pasqua. E ora che sono riuscita a venire, che non è semplice arrivare fino qui, ringrazio il Signore che ci dia la forza e ci aiuti in questo luogo santo che rispecchia tutta la vallata, la nostra vallata Peligna. Nell'anno della fede il Vescovo ha esortato con forza e con affetto a rimanere saldi in quella fede ricevuta che dà senso alla vita e che dona la forza di amare, con la convinzione che ci accompagnano nel cammino l'esempio e l'intercessione della Madre di Dio e di San Pietro Celestino. Il sole si è sempre più abbassato verso l'orizzonte per nascondersi dietro le montagne. Le persone hanno ripreso la via del ritorno e mentre la vallata, all'ultimo bacio del sole, appariva dorata, dai cuori si sprigionava la gratitudine per una giornata così ricca di fede e di grazia. San Pietro Celestino ora accompagna il cammino dei fedeli per le vie del mondo, perché siano liberi da ogni attaccamento alle cose e al potere, come ha fatto lui, che per guardare il cielo dimenticò la terra. È proprio vero che la santità non passa mai di moda. Dono di lui, del suo immenso amore. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere Gesù alla prova. Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?
Gesù gli rispose: «Che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui, e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va, e anche tu fai lo stesso». Il Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato ci chiede di avvicinare e soccorrere il nostro prossimo, come fa il samaritano, il quale, scendendo da Gerusalemme a Gerico, si incontra con un malcapitato in fin di vita. Lui, a differenza del sacerdote e del levita, ha compassione, si avvicina, si prende cura di lui, lo soccorre, lo carica sul suo giumento e lo porta presso una locanda per dargli ulteriori e maggiori cure. Nella parabola ci sono 10 verbi in fila per descrivere l'amore. Lo vide, si mosse a pietà, scese, versò, fasciò, caricò, fino al 10° verbo: ritornerò indietro a pagare se necessario. In questi gesti lo stesso dottore della legge, che aveva interrogato Gesù su chi fosse il suo prossimo, coglie subito la risposta quando Gesù gli domanda: chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Dice: chi ha avuto compassione di lui. E Gesù a lui: va e anche tu fa così. Alla domanda che è nel cuore di ogni uomo: che cosa devo fare per essere vivo, per essere uomo? Gesù risponde: va e anche tu fa così. Cioè, ama il tuo prossimo, sempre. Tutto il nostro presente e futuro è nel verbo amare, un verbo che indica un'azione mai conclusa, perché durerà quando durerà il tempo, perché è un progetto, è l'unico progetto, non un obbligo ma una necessità per vivere. Cosa devo fare domani per essere vivo? Amare. Cosa farò l'anno prossimo? Per il futuro? Amare. E l'umanità, il suo destino, la sua storia? Amare. La parabola del buon samaritano è al centro del Vangelo e al centro della parabola c'è un uomo e un verbo: amare. Gesù svela il segreto della nostra vita e della nostra gioia. Va e anche tu fa lo stesso e troverai la vita. Tutti buona settimana, pace e gioia.